Salve a tutti, o nostri affezionatissimi e rari amici, e benvenuti a questa ultima puntata di Segrezzo, numero 66, sulla parola alieni. Alieni, perché io sono un appassionato di X-Files, ecco. E anche un po' spielbergiano, perché Spielberg. Allora, proprio in onore di X-Files, io la prima donna la chiamerei Dana. Giustamente. È di 15 anni e te la lascio tranquillamente. Vai. Ok. 15 anni. Ma avete mai pensato che noi potremmo essere gli alieni per qualche altra forma di vita dell'universo? Effettivamente è vero. Vedi, Dana già mi piace come ragiona. Questi sono commenti che vale la pena commentare. Ma non segreti. Ma sì. Non segreti. Però è bello, dai, fanno simpatia. Donna di 14 anni che chiameremo... Emily. Emily, così a caso. Emilia. Io ho paura degli alieni e ogni anno, specificatamente a Capodanno, mi viene la paura che sia l'anno in cui ci attaccano. Ma no. Ma da quando sono piccola ne ho paura e non l'ho ancora superato. Vi prego, ditemi come potrei non spaventarmi ogni anno X la paura che ci attacchino gli alieni. Leggiamo i commenti. Leggi i commenti, perché io se commento la insulto, quindi leggi i commenti e basta. Questo commento è bellissimo. Guarda Alien e non te ne pentirai. Stupendo. Guarda Alien e non te ne pentirai. Che figata, l'ha presa per il culo massima. Ok, andiamo oltre. Uomo di 14 anni, no, perché questo qua dice vuole essere, cioè quello di 17 vuole soltanto incontrarli, vuole morire se ne trova uno, insomma. Quello di 14 fa più ridere perché Walter Skinner. Okay. Ok, 14 anni, dice vuole essere rapito dagli alieni per poi avere dei superpoteri, tipo sapere tutte le risposte di una verifica senza studiare o leggere nella mente. Sì, cioè perché? E infatti hanno scritto non sono alieni, non fate magiche. Lo fate. Cioè, che cosa c'entra questo? Andiamo avanti perché... Leggi questo. Questa è un'esperienza di uno che è stato rapito dagli alieni. Quanti anni ha? 14. Io lo chiamerei Travis Walton, mi sa si chiamava, quello che è stato rapito dagli alieni negli anni 80. Travis, dai. Ok. Quando avevo 10 anni sono stato rapito dagli alieni. Ah. Sono andato in depressione e dopo questo avvenimento... Ah no, questo... Sì, l'avevamo già letto, ti ricordi quello che veniva stuprato dal ghepardo? Ah, mi sa di sì. No, allora no, bisogna andare oltre. Trova uno migliore, se non leggere quale. Comunque sia il prossimo maschio quello che è Travis, se no poi troviamo un altro nome tipo Becky. Leggi. Travis, di 19 anni, okay. Dice... Che dice? A volte mi sento osservato. Mi sento un alieno. Ah, non lo so. Perché ho comportamenti, gusti e diversi. Faccio ragionamenti da vecchio. Che c'è? Non so perché sei vecchio, sei un alieno. Poi apro questo sito e capisco di essere io ad essere normale in un mondo di alieni.
Ah, beh, questa è una bella Ragazze di critica. 15 anni che vogliono scopare la sorella. Ragazze di 15 anni che professano amature. Forse che sì, professano amature, vabbè. Perché vogliono fare un pompino. Vivete la vostra età che dopo i 18 anni gli anni volano. E vorrete tornare piccoli. Questo coglione avrebbe detto anche delle cose tecnicamente giuste. Peccato che Però ha sbagliato i tempi. Questa frase si dice dopo i 20, cioè dopo i 20, i 30 volano. vabbè, Leggi i commenti, va. vediamo. Madonna santa, sono convinto che il 99% dei segreti di questo genere siano assolutamente fake. Aspetta, aspetta. Oh mio Dio, che cosa stupida. Becky, di 14 anni, dice: da piccola, quando in TV c'era il telegiornale, vedevo le persone che facevano i segni in sordo muto soprattutto, mi mettevo sempre a piangere perché mi spaventavano, pensavo che fossero alieni. Questo è un segreto, effettivamente, giusto? Becky potrebbe candidarsi alla vittoria se non troviamo uno migliore, perché effettivamente hanno un che di alieno quelli che si mettono a fare tutti i gesti Gesti, mentre insomma. uno parla. Leggi quest'altra donna qua che chiameremo Scully, si chiamano. La donna di X-Files, no? Si chiama Scully. Melissa, la Melissa, la sorella ovviamente sorella di di Scully. Scully, ok. Da piccola pensavo che le gocce Pioggia. di pioggia fossero raggi degli alieni e per questo mamma mi diceva che non potevo Ma uscire. Gli come? ombrelli erano per me pura salvezza. Vabbè, io direi che si trova quasi, cioè, è in concorrenza con Becky che credeva che i sordomuti fossero alieni. Vabbè, andiamo avanti. Non ci sono commenti? No. Stai leggendo? Questa merita il secondo posto. Ok. Terry. Terry, ok. Da piccola, 14 anni, da piccola pensavo che gli auricolari servissero ad avere un contatto con gli alieni. Magari. Cioè, io direi anche magari. Cioè se avessero creato gli auricolari solo per quello. Perché. Guarda, se vuoi leggine un'altra, ma per Ma me. infatti, vedi, hanno scritto ci ha scoperti. Guarda, per me puoi leggerne un'altra, però primo e secondo posto, Becky e Terry. Per me sono fatte e basta. Sono a volte, appunto. Ah, ok. Vabbè, questo imbecille qua che fa dei discorsi tipo rivolti. Vabbè. Aspetta un attimo, sto cercando uno degno di nodo perché vabbè, di essere detto. Ecco, vedi, questa è una pazza che chiameremo Lorraine. Lorraine. Che dice, donna di 18 anni, che dice: in realtà io sono un'aliena che è stata mandata sulla Terra, ma non può rivelarlo a nessuno, però intanto l'ha fatto. I miei amici alieni si sono alleati con i massoni e con i delfini. Insieme hanno un potere enorme che vogliono usare per creare una cerchia di eletti e distruggere il resto dell'umanità. Cioè, questa è proprio fake a livelli Sì. inverosimili. E ovviamente tutti quando hanno scritto: ora tutto ha un senso, ricordatevi di adorare il leader. Oh mio Dio, questo è strano proprio. Cioè, leggo un non binario, credo sia un ragazzo sicuramente perché parla di una ragazza, perché fanno delle cose bagnate. William. William, di 15 anni, dice: ho sognato che una ragazza entra in casa. Fino qua, niente di strano. Vabbè. Improvvisamente diventa tutto buio, lei viene immobilizzata, le vengono tolti i vestiti e inizia a sentire qualcosa di bagnato, viscido e piacevole tra le gambe. Inizialmente si ribella, ma dopo riescono a farla godere. Sono alieni che, dopo averla leccata e succhiata tutta, la rapiscono e la portano nella loro astronave. Lì continuano a leccarla e a toccarla. Questo è un sogno, però. Basta, hanno vinto Becky e Terry, dai, perché sennò stiamo qua a leggere queste minchiate, cioè,
Queste sono veramente farneticazioni, dai, non sono più neanche Ah, segrete. vedi un Non altro qua dice che di essere stato rapito dagli alieni, però. c'è neanche di divertimento, Sì, dai, sì, sì, cioè, sì, sì. queste sono palesemente fake, dai, io non mi diverto così. Ah, questo è forse divertente. Prova. L'uomo di 16 anni che chiameremo aspetta, Vincenzo. Vincenzo, vabbè. Quando avevo circa 6-7 anni, mio zio, che ne aveva 17, vabbè, ok, mi diceva sempre che in realtà tutti i miei parenti erano degli alieni, mangiatori di bambini, e una volta compiuti 10 anni avrebbero mangiato, mi avrebbero mangiato. Inutile dire che il mio decimo compleanno lo passai in piena ansia. Cioè, questa è una cosa carina, vero? Sì, però comunque io farei vincere gli altri Ma due. sì, questo sì. E niente, Vabbè, e niente, dai, abbiamo. questa è la giornata. E niente, Carlo, vai da Terry e Becky e fatele entrambe. Ok. O facci quello che Oddio, oddio, vuoi. vedi questo? Il profumo qui vedi come costruite dei. Perché approvano questi? Cioè, e questo è un segreto poi. Donna di 39 anni. Io non riesco neanche a leggerlo. Lo vorrei anche No. far vedere, No, ma devi. Ecco, però. No, si regge. stai un attimo fermo, signor Parkinson. Oh, ammazza. Ah, ti ero fermato. Cioè, ma che razza di segreto è poi? Cioè, non lo so. Io non riesco a capirlo veramente, ti giuro, non. Ragazzi, ve l'abbiamo voluto far vedere, poi al limite Perché non si può se non leggere. riuscite a leggerlo mettete Mettete pausa al pausa. video, ma veramente è illeggibile sto commento. Quindi, comunque, hanno vinto Becky e Terry. Terry. Grazie, Con questo bravissime. concludiamo Concludiamo per la seconda quest'anno. stagione di The YouTubers. Youtubers, la serie di In In Segreto, quindi segrezzo e ritorneremo l'anno prossimo. ritorneremo come la morte puntuali Come la l'anno morte nera. prossimo a prendere le vostre anime. Anime di insegretitori. Dovevi fare con me anche tu, Ok, scusa. aspetta, rifallo. A prendere le vostre anime. E siamo pronti a A credere credere in in voi. voi.